No, non mi sono bloccata. Vabbè, salve a tutti. Allora, questo è un video perché vi volevo parlare di una cosa veramente favolosa. Cioè, no, sì, di come far crescere le unghie. Perché comunque io, tipo, fino a, diciamo, all'inizio di quest'estate, io avevo le unghie molto corte. Cioè, magari nei video passati lo potete vedere. Cioè, avevo le unghie molto corte che, cioè, invece adesso ce le ho così. E sono veramente favolose, sono vere. Non guardate questa, facciamo così. Perché comunque io prima, questa diciamo era la lunghezza massima che riuscivo a raggiungere. E invece adesso ce l'ho così, come ho fatto? Adesso ve lo spiegherò. Io prima me le mangiavo, me le spezzavo. E invece poi un giorno sono andata da OVS. E ho visto questo smalto della collezione di Kate Moss, così rosso favoloso, e ho detto: no, cioè, favoloso lo devo avere. Allora l'ho comprato e me lo sono messo. Solo che, tipo, cioè, era bellissimo perché era bello, però cioè, era sulle unghie corte, quindi dicevo. Dicevo, sì, favoloso, però pensavo alle unghie lunghe quanto può essere favoloso. Allora poi ho pensato, cioè, mi sono messa lì e ho comprato questo. Sono tornata da OVS, ho comprato questo. È colui che praticamente ha reso possibile le mie unghie favolose. Cioè, questi due hanno reso possibile le mie unghie favolose. Questo qui è lo smalto indurente di Essence. E praticamente, sì, le indurisce veramente. Cioè, qui dietro c'è scritto poi che tipo dopo 3 settimane che lo usi devi smettere di usarlo. Ma io non lo faccio, che me frega, capo, non seguo le indicazioni. Cioè, alla fine non lo so perché. Questo qui invece praticamente dicono che dentro ci sta una licra, che credo che è tipo un materiale che è tipo duro, cioè non so cosa sia, però cioè questo smalto io ce l'ho da domenica ed è ancora, cioè, cosa che io prima mi mettevo lo smalto una volta al giorno perché perché mi si rompeva subito. Praticamente voi dovete fare questo. Voi vi stendete ben 2 passate di questo. Fate una passata, lo lasciate asciugare. Fate un'altra passata, lo lasciate asciugare. Poi dopo stendete 2 passate di questo. Ok. Questo lo fate la sera. Il giorno dopo stendete un'altra passata di questo, perché non so per quale motivo, perché se voi le stendete tutti nello stesso giorno, cioè se voi stendete questo dopo questo nello stesso giorno, vi vengono fuori tutte bollicine. Invece se lo fate il giorno dopo, vi viene favolose e luminose. Così. Quindi questo smalto è favoloso, costa tipo 5 euro. O forse anche di meno, cioè molte volte si trova scontato, lo trovate pure al supermercato. E infatti, cioè, questi qui li ho finiti. Il problema è che, tipo, guardate, rimane tipo, cioè non si riesce mai a finire tutto e rimane sempre questo coso qui. Cioè, quando diventa tipo tutto molle, tutto duro, che non si riesce più a mettere. Però comunque, cioè, dura una cifra. Cioè, perché guardate quanto è grande. Cioè, alla fine sti cazzi se rimane un po', cioè. Alla fine per avere le unghie favolose, questo ed altro. No, comunque, cioè, alla fine io da quando faccio queste cose mi sono cresciute così, neanche me le mangio più perché non voglio rovinarle. Alla fine quando ce l'hai così ti piacciono e non le mangi. Tipo, io adesso passo le mie ore a scuola a fare oddio che unghie favolose, a guardarmi le unghie. Sì, lo so. Ah, un'altra cosa, quando vi si spezzano, che vi si spezzano, non andate nel panico. Non tagliatele. Come vedete, cioè, alla fine alcune sono più lunghe, alcune più corte, però non mi frega perché alla fine nel complesso sono tutte più o meno lunghe uguali, però se andate a vedere da vicino sono
alcune più lunghe, alcune più corte. A me sta cosa non me ne frega, se voi siete delle precise che volete tutte le unghie uguali, vabbè, tagliatele, però io non me le voglio tagliare. Quando vi si spezzano le unghie, non tagliatele, ma munitevi di limetta, portatevi sempre una limetta con voi. Io ce l'avevo in astuccio di scuola, una limetta. Però questa in realtà non mi piace tanto. Non comprate quelle così. Cioè, vabbè, io questa l'ho comprata perché era a forma di gamba e mi faceva ridere. Comunque la tengo nel mio astuccio perché nelle emergenze serve sempre una limetta. Però queste qui di cartone, no? Boh, tipo, fanno tipo aprire tutte le unghie. Invece le migliori sono, secondo me, queste. Quelle di cartone, però sottili, e quelle tipo di metallo che adesso io non trovo. Spero che non me l'abbiano rubata, sinceramente, perché era la mia limetta preferita. E quindi voi limatela e basta, senza anche levare lo smalto, e la limo anche con lo smalto, che me ne frega. Cioè, nonostante questo, seguite i miei consigli, avrete delle unghie super favolose e la gente vi chiederà: oddio, ma sono vere? E voi direte: sì, sono vere. Sì, noi di solito facciamo. Sì, sono favolose, vero? Sì, vi giuro, sono impazzita per questa cosa delle unghie favolose. E poi, cioè, non è che ha funzionato solo a me questa tecnica, ha funzionato pure a tia. Quindi, comunque, tutto dipende anche comunque dallo smalto che voi scegliete. Cioè, voi trovate un colore che vi piace una cifra, che è uno smalto super favoloso, e immaginatevelo con le unghie lunghe. Sarebbe troppo bello. E quindi io mi sono fissata una canzone che tipo adesso mi piace una cifra, però tipo quando la sento mi immagino una cosa del genere. Vabbè, comunque ci vediamo al prossimo video.